Ha chiesto di parlare il senatore Renzi, ne ha facoltà. Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ci associamo naturalmente con spirito commosso alle parole che la signora Presidente ha rivolto in memoria di Franco Marini poco prima del primo discorso del Presidente Draghi in quest'Aula qualche giorno fa. E personalmente ho molto apprezzato l'intervento del senatore Zanda. È molto difficile parlare di una personalità con la quale hai percorso un tratto di strada e hai discusso, anche litigato a proposito di rottamazione, e contemporaneamente ne avverti il fascino e la rilevanza che l'ha avuto nella storia di questo Senato, perché lo vorrei ricordare innanzitutto come Presidente del Senato, uomo di parte, uomo di sindacato, uomo di partito, ma capace di servire le istituzioni in un biennio tutt'altro che semplice, quale quello del 2006-2008, e poi come leader politico. Dunque è un tentativo che mi accingo a fare partendo da tre memorie che vorrei personalmente tenere nel cuore, tre memorie di Franco Marini, che sono contemporaneamente tre grandi argomenti che la politica dovrà continuare ad affrontare, perché piace pensare a Franco Marini come una persona la cui eredità è forte, non è il ricordo. Il primo tema: Franco Marini era un uomo che sapeva e amava una parola che oggi non va più di moda nei partiti politici e nelle comunità, la parola organizzazione. Franco Marini, quando c'era da discutere di un ruolo, prima del segretario politico puntava a fare il segretario organizzativo. È una cosa che per chi viene dalla sua esperienza è diventata ormai comune, ma per chi ha conosciuto questo nuovo modo di fare politica, che non è solo quello della rottamazione, ma è quello del populismo, del sondaggismo, del consenso che va e che viene, sembra impossibile. La organizzazione. Si aggiunga che l'organizzazione della CISL degli anni 70-80, lo sa meglio di me la senatrice Parente, o l'organizzazione della Democrazia Cristiana, poi delle correnti interne, poi del Partito Popolare, era tutt'altra cosa dell'organizzazione di oggi. C'è una data, signora Presidente, che secondo me segna la vita politica di Franco Marini, ed è il 1999, non già per la sua mancata elezione al Quirinale, su cui tornerò nel finale, ma perché in quell'anno il suo partito, che era il partito, anche il primo partito al quale io mi ero iscritto, il Partito Popolare, Franco Marini è stato il primo segretario di un partito al quale io mi sono iscritto, subisce una sconfitta clamorosa alle elezioni europee. E la subisce soprattutto per responsabilità di un partito neonato, che erano allora i Democratici, l'Asinello, che per Marini è incomprensibile. In quell'elemento c'è un grande tema che vorrei affidare alla nostra riflessione, se vogliamo considerare Marini vivo e il suo pensiero come foriero di riflessioni ulteriori. È come si organizza la politica, e anche aggiungo io il sindacato, nel nostro tempo? Come si riesce a tenere insieme la comunità politica con il consenso in un contesto così difficile? Marini su questo è stato un assoluto maestro, capace di prendere atto che il mondo intorno a lui stava cambiando. Cosa che anche molti dei suoi non avevano capito. Marini l'aveva capito che quel modello organizzativo non funzionava. Cercava di presidiarlo e di trovare delle giuste soluzioni a un tema complicatissimo, l'organizzazione. Secondo punto, la storia del cattolicesimo democratico. Questo paese è un paese nel quale il cattolicesimo democratico ha scritto le pagine più importanti della storia repubblicana, e lo ha fatto anche quando è diventato minoranza, e a Franco Marini è toccato prendere atto di questa nuova stagione dell'esperienza cattolica democratica, perché è diventato segretario del PP nel momento di una divisione profonda, della quale è stato anche in qualche misura responsabile. Ora sono anni passati, però nel momento in cui il Senato dedica un momento di commemorazione penso che sia giusto scendere un attimo nell'approfondimento. Quella ferita, lo sa molto meglio di me il signor Ministro della Cultura, che ringrazio per essere in aula, fu una lacerazione pazzesca per un'intera generazione, specie per la generazione del Ministro della Cultura e di quelli e altri amici che vedo in tutte le aree dell'emiciclo, perché fu una divisione enorme, fu una divisione che sanguinava, non fu semplicemente una divisione come tante ne abbiamo viste e tante ne vedremo all'interno delle esperienze politiche, fu una divisione storica. E tuttavia, nella sua esperienza in CISL, nella sua esperienza dentro la Democrazia Cristiana, nel PP e meno nella Margherita e nel Partito Democratico, Franco Marini ha sempre tenuto alta la bandiera del cattolicesimo democratico in una visione laica,
come ricordava qualche istante fa il senatore Zanda. Mi piace pensarlo non solo al Senato, non solo nelle nostre discussioni congressuali, alcune delle quali davvero incredibili. Io da giovane popolare fui tra i deferiti ai propri viri e il tavolo andò direttamente al segretario nazionale Franco Marini, che non aveva alcun titolo per intervenire, ma intervenne perché era in teoria un'organizzazione diversa, per dire quanto Marini sia stato impattante nella vita di tanti di noi. Ma mi piace ricordarlo in via della Piazzola, al centro studi della CISL a Firenze, in un luogo dove la CISL aveva uno sguardo attento alle vertenze sindacali, ma sapeva formare i leader sindacali di tutto il mondo. Questo sguardo capace di tenere insieme il piccolo con il grande, la concretezza con l'ideale, anche di questo siamo debitori a Marini. Dove andrà il modello organizzativo di domani della comunità politica? Dove andrà la storia del cattolicesimo democratico domani? Rispondere a queste due domande significa tenere in vita il pensiero di Franco Marini, come pure, e vengo all'ultimo punto, signora Presidente, il tema della relazione personale. Io ho combattuto Franco Marini quando nel 2013 l'allora Partito Democratico lo inserì in una terna per il Quirinale e poi un'ampia coalizione lo candidò alla Presidenza della Repubblica. Allora ebbi con alcuni amici il desiderio di dire chiaramente perché la candidatura di Franco Marini non ci sembrava la candidatura più corretta. Io lo feci senza ruolo parlamentare, perché allora ero sindaco, quindi non ero tra i grandi elettori, ma lo feci in modo molto chiaro con una lettera a Repubblica, spiegando che chi aveva candidato in quel momento Franco Marini non gli aveva fatto del bene. Perché la candidatura di Franco Marini nacque allora giustificata proprio in ragione della sua appartenenza cattolica, non della sua esperienza istituzionale, non della sua esperienza sindacale, non della sua vita politica, sociale e comunitaria, no. Si disse, avendo eletto il Presidente Grasso al Senato, la Presidente Boldrini alla Camera, avendo indicato come Presidente del Consiglio incaricato l'Onorevole Bersani, c'è bisogno di un riequilibrio dell'area cattolica dopo 7 anni di Giorgio Napolitano. Quell'approccio è un approccio per me sbagliato, fu un approccio sbagliato, come pure fu sbagliato l'approccio di chi volle candidarlo in prima votazione. Perché quando si vuole difendere un candidato nelle elezioni al Quirinale si candida se non sei sicuro, e gli unici casi di sicurezza sono stati il 1985 e il 1999, con due fenomeni più unici che rari, si tiene coperto il proprio candidato, come accadde nel 2006 a Giorgio Napolitano, come accadde nel 2015 a Sergio Mattarella. Chi lo candidò in prima votazione evidentemente aveva il desiderio di candidarlo senza troppa convinzione, ma non mi interessa questo. Mi interessa dire una cosa che mi riguarda e chiudo. Mi è capitato, signora Presidente, e ringrazio il cielo e ringrazio i miei amici che hanno condiviso questi anni di attività politica, di essere in molti casi una persona che ha dovuto fare delle scelte. E come tali tante persone hanno avuto ruoli importanti grazie alle scelte del tutto legittime, discutibili, ma legittime che abbiamo fatto. E le dirò, Presidente, non credo che lei si stupisca, che può accadere in molti casi che quando fai delle scelte e selezioni delle persone, dai commissari ai sindaci e ai ministri, non tutti abbiano quel sentimento di gratitudine che sarebbe immaginabile. Si dice che in politica la gratitudine non esiste. Quello che vorrei dire è che Franco Marini a me ha dato una lezione straordinaria personale, perché è uno dei pochi che non soltanto non ha ricevuto alcunché negli anni in cui ho avuto qualche ruolo sia al governo che al partito, ma che è stato capace in quel periodo di gratificarmi di una relazione personale, di un'amicizia che andava totalmente oltre il fatto che io non l'avessi appoggiato alla candidatura. Ero in imbarazzo io, ma quando lui sceglie di lavorare insieme a me e a noi, al governo come presidente del Comitato delle Celebrazioni, al partito come capo dei garanti, la cosa più bella era incontrare il suo sguardo, avevamo discusso, avevamo litigato, e sentirmi dire presidè o segretà, a seconda del luogo nel quale ci trovavamo, e trovare un uomo ricco di umanità. Mi piacerebbe che i giovani capissero questo elemento. Franco Marini era uno di quelli che io avevo contribuito a bloccare e che non mi tolse neanche per un minuto il grande sentimento della relazione, dell'amicizia. E allora, signora Presidente, che l'esempio di Franco Marini continui a risuonare per i nostri giovani. Ti sia lieve la terra abruzzese, caro Franco, che speriamo di poter essere in grado, tutte e tutti noi, di avere quella capacità non solo di rispondere alle domande di senso sull'organizzazione, sul senso dei cattolici impegnati in politica, ma anche sull'umanità di un uomo.
Il più grande dolore per me è pensare che sia morto solo, lui che ha sempre vissuto insieme agli altri, morto solo come tutti i 90.000 malati di Covid di questo paese. Grazie.